sarà una stracittadina particolare, un derby del cuore che chiamerà a raccolta tanti artisti di fama nazionale, tutti nati a Palermo. L'insolita partita si giocherà allo stadio Renzo Barbera il prossimo 6 giugno e a fronteggiarsi saranno l'Atletico Salvuccio e il Real Valentino. A presentare l'incontro a termine della conferenza di Iachini di sabato scorso, gli attori Salvo Ficarra e Valentino Picone. L'evento, organizzato dalla Ollus Mare Dolce, che fa capo al duo comico in collaborazione con il Palermo Calcio, servirà a raccogliere fondi per l'acquisto di una TAC a 16 strati, del valore di circa 250.000 euro, che sarà poi donata all'ospedale dei bambini. Ficarra e Picone saranno i capitani delle due squadre e scenderanno in campo con il numero 7 e 8, mentre allenatori delle due compagini saranno il tecnico rosanero Beppe Iachini ed Ignazio Arcoleo. Diversi gli artisti che si sono resi disponibili a partecipare a titolo totalmente gratuito alla manifestazione. Fra loro Aldo Baio del trio Aldo Giovanni e Giacomo, Piff, Angelo Duro, Paolo Briguglia, Teresa Mannino, Lello Nalfino, Toti e Totino. È in campo anche vecchie glorie del Palermo, come Tanino Vasari e alcuni giocatori dell'attuale organico. Insieme a loro anche due spettatori del Barbera, sorteggiati prima dell'inizio della gara. Impegnati da tempo con la loro Ollus in attività benefiche, Ficarra e Picone sperano nella grande generosità dei palermitani. Già fissato il prezzo dei biglietti, 5 euro le curve, 10 le gradinate. Fiduciosi così di riempire il Barbera. È importante, hanno detto, raggiungere questo obiettivo umanitario.